Prosegue a passo spedito il cammino di Estra verso la quotazione in borsa. L'azienda ha concluso l'operazione di riacquisto parziale di obbligazioni per un valore nominale di 30 milioni di euro. Una mossa che, sostiene Estra, si colloca all'interno di un'operazione strategica di liability management, ovvero di una buona gestione della passività. Sembra arabo per i non addetti ai lavori, ma in realtà si tratta di un'ottima mossa per stabilizzare l'azienda in vista dell'ingresso a Piazza Affari, quando il presidente Francesco Macri suonerà la celebre campanella. Insomma, è una vera e propria ottimizzazione del profilo di indebitamento che può essere considerata come propedeutica allo sbarco in Piazza Affari. Cosa ancora più interessante, il vero asset della multi-utility, secondo le parole dello stesso presidente Macri, sono gli utenti, e questo ha detto facendo sbalordire un giornalista di economia che lo intervistava proprio sull'ingresso in borsa di Estra. Ma abbiamo anche un altro tipo di asset che diciamo, naturalmente non viene considerato tale, cioè i nostri clienti. Dove operiamo abbiamo percentuali altissime di fidelizzazione. Quello che comunemente nel mercato non viene considerato asset, cioè la parte legata alla vendita, al commerciale, nel nostro caso lo è, perché c'è un rapporto solido col territorio. La società, insomma, punta a radicarsi ancora di più sul territorio, ad allargarsi, ma a stare vicina alla gente, alla trasparenza, e lo fa anche nella comunicazione. In un mondo cinico come quello della borsa, Estra appare scaltra, sì, ma non senza scrupoli. Davvero una rarità nel regno dove, per citare un celebre film, il denaro non dorme mai.